Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare all'hotel Le Botejou Namba. Praticamente nella Namba Walk, la zona sotterranea di Osaka, prendete l'uscita B27 e salite per queste scale. Andate alla vostra destra e tornate quindi indietro. Vedete, salite per le scale e andate da questa parte. Vi darò anche qualche indicazione su cosa fare quando uscite dall'hotel, perché secondo me è molto importante riuscire a giostrarsi un attimo per capire vado di qua o vado di là. Quindi adesso vi faccio vedere prima come arrivare all'hotel. Quindi siete usciti da lì, uscita B27, anche se qua ci sono comunque altre uscite. Andate di qua alla prima stradina che trovate alla vostra sinistra, andate sempre avanti per queste piccole stradine e vedrete che in un attimissimo arriveremo all'hotel Le Botejou. Ancora davvero pochi passi e vedete che in neanche un minuto praticamente dall'uscita B27 arrivate qua al vostro hotel, Hotel Le Botejou Namba. Eccoci qua. Cosa fare quindi quando si esce dall'hotel? Uscite dall'hotel e dite andiamo di qua, andiamo di là, dove si va? Allora, sapete che se andate da questa parte praticamente andate verso la zona di Nipponbashi, che poi cito in altri miei video e sul mio sito. Voi praticamente uscite dall'hotel, andate a sinistra e vi faccio vedere subito dove sbucherete. È molto molto facile comunque poi riuscire a giostrarsi in tutta quest'area se seguite questo video. Magari fatevi due piccoli appunti tanto per così. Andate di qua, sempre diritti, intanto qua notate sempre la zona e tutto quanto. Immancabile Combini, dove vendono un po' di tutto, varie cose, vari ristorantini. Poi chiaramente questo video non vuole essere preciso su tutto quello che trovate qui in zona, ma chiaramente deve darvi un po' un'indicazione per farvi capire che siete proprio nella zona centrale e deve farvi capire che per trovare questo hotel Le Botejou è veramente facile. Quindi in un attimo proprio lo trovate e in un attimo riuscite ad arrivare nelle zone più importanti e più interessanti della città di Osaka. Come vedete, adesso arriveremo qua in una zona coperta in cui vi do altre indicazioni su dove andare. Praticamente appena arrivate in questa zona coperta sappiate che se andate a sinistra trovate sì alcuni ristoranti, alcune cose da fare e da vedere, ma quello che vi consiglio è andare a destra, attraversare questa grande strada che trovate poco più in là e andare verso la zona di Dottombori, che è la zona più animata della città. Se invece andate a sinistra, cioè alle mie spalle, qui dietro troverete vari posti tipo il ristorante cibo di Okonomiyaki, che cito spesso qui ad Osaka perché secondo me è un vero punto di riferimento per chi vuole mangiare questo piatto tipico di Osaka, gli Okonomiyaki, lo ripeto, e trovate ovviamente anche molti altri ristorantini, ma fidatevi di me, andate verso questa zona e a circa 5 minuti a piedi arriverete proprio nel centro di Dottombori per delle serate veramente indimenticabili. Direi che per questo video è tutto. Come arrivare all'hotel Le Botejou e cosa si trova nelle vicinanze? Ricordatevi uscita B27, ma per esempio qui c'è la 23, c'è la 25, la 27, la 29, insomma vedete un po' voi dopo da che parte uscire. Ma vi ho fatto vedere un pochino qua tutta la zona, ho fatto praticamente, come avete sicuramente capito, un quadrato e mi sono ritrovato qua, per adesso poi procedere da di là verso la direzione Dottombori. Per questo video è tutto, dicevo, venite a visitare il mio sito www.marcotani.it, al prossimo video dal Giappone, ciao ciao!